Il colpo d'occhio che si ha arrivando in piazza Martiri a Teramo è alquanto insolito. Metà della sua superficie è da oggi occupata da gru e apparecchiature meccaniche enormi per la messa in sicurezza di due edifici adiacenti, Palazzo Pompetti con i suoi portici e il condominio su via Capuani. Su Palazzo Pompetti, dichiarato solo recentemente inagibile, è iniziata la messa in sicurezza della parte privata, già sgomberata, mentre le attività commerciali a piano terra resistono strenuamente. Finalmente questa avventura, diciamo, è cominciata e quindi si sta mettendo in sicurezza la parte privata e successivamente dovrà essere il Comune a fare la parte pubblica. I negozi, le attività commerciali, che futuro avranno? In questo momento voi come siete messi? Siamo qui e resteremo qui proprio perché si sta procedendo a questa parte privata e quindi a questa sicurezza. I negozi resteranno qui e resteremo qui anche per dare vitalità al porticato e alla città. Altro tipo di lavoro è quello iniziato sull'altro edificio che si affaccia su Piazza Martiri da via Capuani. Si tratta del primo intervento a Teramo di consolidamento che sfrutta il sisma bonus, una facilitazione che hanno i privati per migliorare la staticità delle proprie abitazioni. Qui faremo un intervento con gli emolumenti del sisma bonus, sarà un intervento di consolidamento delle murature perimetrali, le murature portanti. Questo è un intervento, cioè un palazzo che ha una struttura portante in muratura, sia pietrame che anche mattoni. E in più verrà rifatto il tetto perché la copertura verrà consolidata, verranno messi dei tiranti sulla facciata per trattenere le pareti dal ribaltamento. Questa gru fino a quando resterà qui in Piazza Martiri? Qui dovremmo chiudere i lavori entro il 31/12/2018, quindi la tabella di marcia dovrebbe essere questa.